seconda conversazione di questa mattina parleremo del libro di Segal, Williams e Tisdale, Mindfulness, al di là del pensiero, attraverso il pensiero, Boringhieri. In questo testo si parla del rapporto che c'è attualmente tra la psicologia cognitivista da una parte e le pratiche meditative dall'altra, di origine asiatica, in particolare buddista. Kabat-Zinn è uno degli autori che ha promosso la conoscenza della mindfulness, e mindfulness significa consapevolezza, e consapevolezza ha portato questa pratica anche nelle carceri, negli ospedali. Kabat-Zinn è noto in America come scienziato, ha lavorato con i premi Nobel al Massachusetts Institute of Technology. Quindi è una persona accreditata e in questo testo di cui parleremo oggi ci sono appunto questo confronto tra la psicologia asiatica e la psicologia occidentale. Comincio a entrare subito in medias res, ecco, e parlerò dei disturbi depressivi. Oggi la depressione ansiosa è una delle sindromi più comuni. Bene, nella versione attuale del cognitivismo clinico, influenzato dalla pratica della mindfulness, si comincia a ritenere che le cause fondamentali della depressione, cioè del mantenimento della depressione, siano il pensiero, la ruminazione, cioè il pensiero ripetitivo e automatico, detto rumination o worry, che è il pensiero ansioso. Quindi depressione ansiosa dipende da ripetizione dei pensieri automatici. La pratica terapeutica consiste nella capacità di distanziarsi da questi pensieri, cioè ne osservarli come eventi della mente, anziché come essere influenzati, come fossero causati da eventi della realtà. Quindi, questo tema è veramente di grande importanza perché oggi la depressione ansiosa è una delle sindromi più devastanti e più diffuse. Ecco. Per comprendere che all'interno della depressione ansiosa ci sia come causa del mantenimento, del rafforzamento della depressione ansiosa, ci siano pensieri automatici, e comprendere come la pratica della meditazione agisce proprio sui pensieri automatici, riducendoli, quindi è una porta d'ingresso a nuove possibilità insperate prima di adesso. Secondo il cognitivismo classico, se pensiamo a un autore come Beck, con i suoi studi sulla depressione, riteneva che la depressione fosse fondamentalmente causata da una serie di convinzioni disfunzionali. E quindi la cosa importante era cambiare queste convinzioni disfunzionali. Oggi, grazie all'ibridazione con mindfulness, ci si rende conto che non è tanto importante cambiare le convinzioni, possono continuare a esserci nella nostra mente, l'importante è che non gli diamo valore, cioè che le riconosciamo come eventi irrilevanti prodotti dalla nostra mente, anziché cadere nell'inganno che siano fenomeni collegati alla realtà. Quindi, in pratica, dentro il cognitivismo sta entrando l'idea forte che il centro della salute mentale è la capacità di disidentificazione. Nei termini nostri di Aleph, il centro è la capacità, non è tanto il cambiare le parti interne o quello che le nostre parti interne pensano o le emozioni, ma cambiare il rapporto che il nostro io governo ha con le emozioni, ha con i nostri pensieri, soprattutto con i pensieri automatici. È lì che è come dire che non è tanto importante cosa fa il bambino, ma cosa fa l'adulto dentro di noi. Il bambino può pensare quel che vuole, a un certo punto la smetterà. Quello che importa è come fa il genitore, come fa la mamma, come si rapporta la mamma con questo bambino. Dunque, allora partiamo da qua. Il ripetuto distanziamento attraverso la consapevolezza non discorsiva da ciò che crediamo è il fondamento della cura. Adesso poi parleremo di che cosa intendiamo per consapevolezza non discorsiva. Questo è il punto centrale. Per comprendere cos'è consapevolezza non discorsiva, ci rifacciamo a un autore come Corrado Pensa, che è uno dei maestri di meditazione più conosciuti e più autorevoli che ci sono in Italia. Dunque, Corrado Pensa dice che noi siamo soggetti a una fascinazione indiscriminata per l'attività mentale,
Cioè, ci sentiamo a posto, in regola, solo quando la mente pensa molto, non importa cosa e non importa come. Quello che conta invece è il discorrere mentale. E discorrere viene dal latino discurrere, che significa correre di qua e di là. Ricordiamoci come parlava Assagioli, rifacendosi alla tradizione orientale, della mente come scimmietta impazzita, che corre di qua e di là, che non è orientata, che non è focalizzata. È come se uno, tante volte lo dico, come uno facesse colazione, mettesse la tavola sul tavolo, la tazza sul tavolo, si versasse il caffè latte, mettesse i biscotti, e poi si prendesse un biscotto e se lo finisse, se infilasse in un occhio, prende la tazza e se lo fila nei pantaloni. Cioè, questo è come la nostra mente funziona all'interno. All'esterno invece riabbiamo questa decenza che quando facciamo colazione il biscotto ce lo filiamo in bocca e non per esempio nell'occhio del vicino. Ecco. Considereremo pazzo se uno mette il biscotto nell'occhio del vicino e ci consideriamo normali, anzi a posto, se i nostri pensieri interni più o meno hanno questo andamento qua. Allora ritorno a Corrado Pensa. Ci aspettiamo tutto e la soluzione di tutto in primo luogo nel pensare, leggere e parlare. E che una parte di noi dicesse, soltanto riesca a pensare abbastanza e abbastanza ripetutamente. Alla tale questione, se solo rivedo il film mentale di quell'avvenimento tantissime volte, allora sì, allora succederà qualcosa di buono. È una specie di fede cieca, un presunto potere magico del pensare, ripensare. Siamo davanti a uno degli attaccamenti più forti e radicati. L'attaccamento al pensare per pensare, alla concettualizzazione, alla verbalizzazione. La dipendenza dall'incessante discorrere mentale, con la conseguente inevitabile diffidenza, e questo è importante, nei confronti di tutto ciò che esula dalla discorsività. Qui la nostra fondamentale passione è il pensiero discorsivo e consideriamo tutto il resto come qualcosa che va bene per gli animali, per i bambini, ecco, proprio di secondo ordine. Cioè, non siamo in grado di attivare quelle facoltà mentali che adesso poi vedremo, che sono che sono qui si chiama in termine corretto, prajna, cioè la capacità di rapportarsi alla realtà non mediata dai concetti. Quindi una capacità di far funzionare la mente in presa diretta con la realtà. Dunque, e dice Pansa, continuando, ed è proprio l'attaccamento nei confronti di tutto ciò che esula dalla discorsività che ci rende ciechi a fondamentali capacità della mente, diverse dal pensare. Eccole qua. Sati, consapevolezza, mindfulness, e metta, benevolenza incondizionata. Cioè la capacità di investire gli oggetti della consapevolezza di una tenerezza non giudicante e silenziosa. Allora, ecco il punto centrale. Noi abbiamo delle facoltà presenti in chiunque che possono essere realizzate, che normalmente non realizziamo. E queste facoltà non vengono sviluppate nella scuola e nell'università, cioè nell'intero nostro corso di studi. Queste capacità si sviluppano nella mente quando noi pratichiamo mindfulness, cioè la consapevolezza non concettuale. La consapevolezza, la pura consapevolezza di ciò che c'è, quindi una consapevolezza non giudicante. Sottolineo che appena noi utilizziamo il pensiero e le concettualizzazioni, dietro la porta compare subito il giudizio. Questo è buono, questo è cattivo, questo è vero, questo è falso, e le conseguenze, reazioni emozionali. Mi piace, non mi piace, l'attaccamento e l'avversione. Ecco cosa dice in questo testo: la consapevolezza matura, cioè la consapevolezza mindfulness, permette in modo spontaneo e regolare il manifestarsi di ulteriori capacità fondamentali della mente umana, che sono naturalmente collegate con essa. In particolare, ecco qua, uno stato di benevolenza incondizionata, metta in lingua pali, e la capacità di insight. Benevolenza incondizionata, poi è di fondamentale importanza capire bene la natura, cioè apre un contatto, guardate qui, non giudicante, non difensivo, non bellico, non separativo, non diffidente verso tutta la realtà, cioè ci fa entrare in contatto alla realtà in modo amichevole. Quindi,
mette a partire dentro di noi un profondo e stabile sentimento di bene per gli altri e per se stessi, con un'immediata, guardate qui, implicazione etica. Allora, se mi chiedo che cos'è l'etica, l'etica è che emerga dentro di noi metta, cioè benevolenza incondizionata. Tutto il resto è forzatura. Se pensiamo all'etica kantiana, l'imperativo categorico, l'etica kantiana nasce da che cosa? Dal pensiero, non nasce dalla consapevolezza, non nasce da metta, nasce da un utilizzo del pensiero che mi fa capire che è bene che io ti amo anche se poi non ne ho voglia. Ecco, invece qui ci troviamo in tutt'altro campo, perché comprendiamo attraverso questi strumenti che possiamo aggirare l'ostacolo dell'avversione e dell'attaccamento attraverso una pratica che attiva, vedremo poi, delle aree cerebrali specifiche, delle configurazioni cerebrali e neuronali specifiche che fanno sì che noi vediamo il mondo in modo completamente diverso. Vedendolo in quell'altro modo, noi amiamo le persone, le cose, gli animali, le piante, siamo rispettosi di tutto ciò che c'è. Quindi questo approccio è veramente rivoluzionario, perché l'approccio nostro filosofico, in linea di principio, la storia della nostra filosofia, è una storia che è una storia della concettualizzazione, di sviluppare sempre più concetti che ci consentono, magari nella filosofia, morale, di trovare delle ragioni per cui è bene che noi amiamo gli altri, ma in realtà poi non lo facciamo. Allora noi conosciamo la storia. Di questa, da dove viene, andiamo ad esempio a San Paolo, vedo il bene ma compio il male. Allora, se San Paolo già diceva così, vuol dire che questa cosa è scritta profondamente nella struttura umana. E se io non so il modo con cui posso aprire la porta della benevolenza incondizionata, io non faccio altro che combattere tutta la vita contro i demoni, contro il bisogno di prevaricare gli altri, quello che noi in Aleph chiamiamo contro le nostre strutture egoiche. Le nostre strutture egoiche è impossibile combattere, non c'è niente da fare. Possiamo soltanto aprire la porta a quello spazio mentale dentro cui l'ego non c'è più. Questo è il vero passaggio. Naturalmente non scompare in un attimo, ma questa è la vera pratica. La seconda capacità, poi, che si sviluppa con mindfulness è l'intuizione, cioè la chiara comprensione di ciò che c'è. E questo non solo rispetto ai nostri sentimenti e ai sentimenti degli altri, ma rispetto anche alle comprensioni cognitive comuni, cioè devo risolvere un problema, se io sono in stato di metta, di mindfulness, io sviluppo un'intelligenza molto più grande. Adesso non vi rinvio alla lettura di questo testo, che è veramente fondamentale per la comprensione sia di ciò che stiamo parlando. Quindi salto rapidamente. Accenno solo che l'insight è una visione risolutiva. Improvvisamente vedo una gestalt che prima non vedevo. E quindi poi la mia azione è di conseguenza. La caratteristica dell'insight è la spontaneità. Non posso produrlo per accumulo adesso, adesso, adesso. Arriva quando deve arrivare, una specie di grazia. Allora, la domanda è, ma attraverso il linguaggio e quindi attraverso la concettualizzazione, io posso favorire l'insight? E a noi in PNL Umanistica e Aleph questa domanda è centrale, perché anche noi continuiamo a usare il linguaggio. C'è uno strumento in PNL Umanistica che è l'utilizzo del linguaggio per liberarsi dal linguaggio stesso, che è il metamodello 2. Bene, nella tradizione asiatica, per esempio, un modo di utilizzare la ragione discorsiva sono i koan dello Zen, in cui i monaci si esercitano per anni al tirocinio dell'analisi logica minuziosa e alla sfida dialettica per poter arrivare a vedere oltre, cioè uccidere il serpente col suo stesso veleno. Se andiamo a vedere la nostra tradizione filosofica, cosa faceva Socrate? Ecco, dice qui, Socrate, platonico, l'emblema stesso del pensiero discorsivo per la nostra tradizione, in nessun dialogo definisce esaustivamente, in termini puramente logico-linguistici, un'idea. Piuttosto l'analisi logica acuta e serrata serve come fase propedeutica per sciogliere i crampi intellettuali, cioè le ingessature della mente, che impediscono l'aprirsi all'esperienza dell'insight, cioè dell'idea.
Parlando personalmente, a me accade anche in questi periodi di avere dei problemi da risolvere, per esempio, la nostra organizzazione, cosa possiamo fare, dove è meglio mettere l'energia. Naturalmente utilizzo il pensiero discorsivo. Io devo dire che la soluzione ai problemi non la trovo mai attraverso il pensiero discorsivo, la trovo quando mi sveglio al mattino, senza pensare a nulla, mi arriva l'idea. O quando vado a correre, vado a camminare, o penso ad altro. Improvvisamente, proprio perché sono non sto pensando a quella cosa, lascio la mente intuitiva lavorare. Naturalmente, perché c'è anche l'allenamento e la meditazione, questo avviene, no? Tendo a fare questo. Bene, adesso ritorno al testo, ecco, e cito un altro grande autore, Francisco Varela, e dice questo: Prajna, cioè la consapevolezza non intellettuale, nel buddismo è una forma di, appunto, di intelligenza non concettuale. Tutti abbiamo prajna. È l'intelligenza che ha luogo quando ti liberi dalle idee fisse, dai crampi mentali. In linea di principio è così che si manifesta. È il momento in cui concedi a te stesso di dimenticare, di sospendere, di mettere tra parentesi. E mettersi in uno stato di sospensione e tutto un tratto si accende una piccola luce, che è una manifestazione di prajna. Sono sempre affascinato da questa qualità, dice Varela. Non è know-how, che è troppo basso in un certo senso. Non c'è un termine per questo in Occidente. Ok. Adesso voltiamo pagina, entriamo nel mondo delle neuroscienze. La domanda è: ma è possibile sviluppare queste facoltà volontariamente con una pratica? Ecco, la risposta, la dico subito, è sì. Adesso vi dico quali sono le evidenze che, e delle ricerche, lo stato delle ricerche attuali. Cito per tutti, appunto, questo neuroscienziato, Richard Davidson, il quale molto semplicemente è un autore che ha capacità anche didattiche e di farsi capire, dice che il nostro sistema nervoso ha fondamentalmente due configurazioni di base. Una quando siamo nel sistema di avvicinamento e l'altra quando siamo nel sistema di allontanamento. In PNL, verso, via da. Siamo in stato di risorsa quando andiamo verso, siamo in stato di problema quando andiamo via da. Questa caratteristica del sistema nervoso è già presente nella ameba. Appunto, quando è in stato di avvicinamento o in stato di allontanamento. Ok? Questi due sistemi corrispondono nel cervello a un network di aree corticali, limbiche, cioè sottocorticale, cervello emotivo, e del tronco encefalico, quello più rettiliano. Di cui due componenti, ecco qua, sono la corteccia prefrontale e l'amigdala. E questo vi rinvio al libro di Goleman, Intelligenza sociale. Punto importante, esiste una simmetria funzionale. I due sistemi sono coordinati negli emisferi di destra, due emisferi diversi, il destro e il sinistro. E qui richiama cose che sono ben note ormai. Gli affetti negativi corrispondono a maggiore attività delle aree prefrontali destre, mentre quelli positivi di quelle prefrontali sinistre. Okay. Bene, la cosa interessante è che si è visto che le persone hanno differenze stabili nella loro prevalenza, nella loro dominanza. C'è alcuni che hanno maggiore dominanza sinistra e prefrontale e alcuni destra. E allora si può dire, beh, allora è un fatto, come dire, di predisposizione, che alcune persone proveranno facilmente emozioni positive, saranno più capaci di amare, e altri emozioni negative, meno capaci di amare. Bene, la domanda è, può essere modificato questo assetto di base? La risposta è sì, come? Attraverso una pratica meditativa. Attraverso la pratica meditativa si è visto dalle ricerche, no? Che per esempio la pratica meditativa sulla consapevolezza incondizionata crea proprio una crescita del lobo frontale sinistro, o addirittura viene attivata una specifica limitata area del cervello in modo non osservabile, che non esiste nei soggetti normali di controllo. Quindi la pratica porta a delle modificazioni nella struttura del cervello.
Obiezione. Ma chissà quanto tempo ci vuole. Bene, questa modifica avviene in tempi anche piuttosto rapidi. Non così grande, ma già 8 settimane sono più che sufficienti per poter osservare queste modificazioni nella struttura del cervello. E queste sono ricerche che ha fatto Kabat-Zinn. Quindi stiamo parlando della neuroplasticità. Si è sventata nel passaggio dal secolo scorso a questo un dogma fondamentale delle neuroscienze, che i neuroni sono questi e non possono, non sono quelli dati, mentre sappiamo oggi che si possono non solo creare nuove sinapsi, nuovi circuiti, ma addirittura nuovi neuroni anche in un adulto. Un'ultima osservazione: affinché la pratica possa funzionare, occorre che ci sia l'attenzione. Cioè, l'attenzione è un fattore cruciale per modificare l'organizzazione del cervello. Quindi, ecco perché lo sviluppo dell'attenzione focalizzata è centrale in qualunque pratica che voglia produrre una trasformazione profonda del nostro modo di essere al mondo. Si è visto, per esempio, che se si fanno determinate azioni, anche con un braccio, più volte in un giorno, succedono modifiche nel cervello. Ma questo è tanto più vero quanto più ci portiamo attenzione. Questo lo si sa, tutti i musicisti lo sanno benissimo, fare tecnica meccanicamente non serve. Quello che serve è fare la tecnica con la consapevolezza. Allora, qui si apre una voragine. Perché oggi stiamo educando i giovani ad avere un'attenzione non focalizzata. Ecco. E quindi si aprono delle prospettive straordinarie, però, perché possiamo comprendere come lo sviluppo di queste abilità di base, l'attenzione focalizzata, la capacità di mantenere l'attenzione, sia la base della trasformazione non solo delle abilità che possiamo avere, ma addirittura del nostro comportamento etico. Quindi tutto quello che oggi di cui abbiamo bisogno, cioè lo sviluppo di un'ecologia profonda per rispetto dell'ambiente, dell'ecologia della mente, rispetto dell'ambiente, rispetto delle persone, diventa fattibile se noi utilizziamo gli strumenti che oggi le neuroscienze, in sintonia con tutta la disciplina orientali, ci descrivono con molta chiarezza. E quindi questa è una bellissima notizia. Adesso faccio una sintesi valendomi di un disegno. I due emisferi, i lobi frontali sinistro e destro, l'amigdala, le zone subcorticali e poi quelle, insomma, il cervello rettiliano. Allora, che cosa impariamo da questo testo e da altri di neuroscienze attuali? Che la configurazione che ci consente di essere in stato di risorsa è questa: inibizione dell'amigdala, sviluppo quindi in conseguenza di questo di affetti positivi. Quando siamo in questa configurazione, noi sviluppiamo metta, che vuol dire benevolenza incondizionata, e metta è alla base del comportamento etico. Quindi l'etica ha a che fare con la configurazione del cervello che utilizziamo. Quando invece la dominanza è questa, cioè a destra, dopo frontale destro, l'amigdala non viene inibita, quindi tutte le zone traumatiche vengono riportate in superficie, siamo in sistema di difesa. Difesa significa che, nei nostri termini, ci sentiamo separati dagli altri, abbiamo paura, sviluppiamo rabbia contro chi entra nel nostro territorio o ci sentiamo minacciati, abbiamo bisogno di controllo. Ricerchiamo il potere. Bene, questa configurazione è una configurazione che è non etica. Quindi tutte le azioni che compiamo a partire da questa configurazione sono dannose, sia a noi che agli altri. Allora, oggi possiamo mettere insieme quindi, da una parte, le discipline orientali, la psicologia asiatica, la psicologia occidentale, perché stiamo parlando di psicologia cognitivista e le neuroscienze. E poi che cosa? La filosofia. Perché la filosofia, in fondo, l'etica è un ramo della filosofia. Allora, la filosofia oggi non può prescindere da queste conoscenze.
La filosofia, se vuole essere filosofia, cioè conoscenza della verità, amore per la verità, amore per il vero. Nel testo non si parla delle ultimissime scoperte delle neuroscienze in cui si documenta come in fondo il centro del cuore, che quando diventa direttore d'orchestra, cioè grazie alla coerenza cardiaca, che significa che i battiti cardiaci sono regolari. Faccio un esempio di battiti regolari, questo. Faccio esempio di battiti regolari. Tam 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 tam. Bene, quanto più c'è coerenza cardiaca, tanto più il cuore funziona come un direttore d'orchestra. Per cosa? Per tutto il corpo. Quindi, tutto il corpo si intende per primo luogo il cervello, cioè il cervello, grazie alla coerenza cardiaca, riceve un input di sincronizzazione e acquisisce quale configurazione? Quella che ho detto prima. Questa, lobo frontale sinistro, inibizione dell'amigdala, affetti positivi, meta e così via. Questi sono gli ultimi ritrovati, cioè le ultime scoperte delle neuroscienze che confermano ancora più radicalmente il potere della meditazione e il potere di sviluppare tutte le qualità dell'essere. Ci sono modi per sviluppare la coerenza cardiaca, ma certamente gli studi di laboratorio ci dicono che atteggiamenti come l'apprezzamento, la gratitudine o la generosità sono quelli che consentono direttamente l'apertura del centro del cuore e quindi si trascinano dietro questa configurazione, che è la configurazione etica con la quale noi possiamo cambiare il mondo esterno, partendo dal cambiamento del nostro mondo interno e quindi dalla guarigione, andiamo verso la struttura di guarigione. Dico due parole, siamo appena tornati in un seminario con Mike Boxall, abbiamo lavorato 3 giorni tutto su Prajna, cioè sul contatto corporeo a partire da una condizione di meditazione, cioè di mindfulness, in cui si genera proprio questa configurazione, centro del cuore, lobo frontale sinistro, disattivazione dell'amigdala, sviluppo di affetti positivi, metta etica.